Oggi è lunedì 7 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Sette giugno 1981. A San Benedetto del Tronto, nello stadio Fratelli Ballarin, alle 15 è fissato l'inizio della partita San Benedettese-Matera, ultima giornata del campionato di C1. Ai padroni di casa manca un punto per la promozione in Serie B. I tifosi marchigiani hanno preparato per la coreografia 7 quintali di ritagli di carta da far volare in curva sud, dove ci sono 3.500 sostenitori locali. Ci sono anche i fumogeni. Uno di loro cade ancora acceso su alcune delle striscioline di carta. Le fiamme si propagano velocemente. Gli spettatori cercano di mettersi in salvo, ma i cancelli sono chiusi. Ci vorranno minuti preziosi prima che si trovino le chiavi dei lucchetti. E l'idrante più vicino non funziona. C'è chi scavalca la recinzione per scappare sul campo, nonostante il filo spinato. Ci vogliono 10 minuti perché il fuoco venga spento. I tanti ustionati vengono portati all'ospedale cittadino con le ambulanze, ma anche con ogni altro mezzo disponibile, taxi e auto private. Con 16 minuti di ritardo, l'arbitro Paolo Tubertini di Bologna fischia l'inizio della gara, con l'accordo delle due società, perché i funzionari di pubblica sicurezza suggeriscono di evitare il deflusso degli spettatori rimasti per non intralciare le operazioni di soccorso. La partita finisce 0-0. La San Benedettese è promossa, i tifosi scendono in campo insieme ai giocatori, ma non ci sono festeggiamenti. Il capitano della squadra, Gigi Cagni, racconterà poi che c'era la sensazione che fosse successo qualcosa di grave, ma sarebbe stata confermata solo dalle notizie che si sarebbero apprese in serata. L'allenatore Nedo Sonetti dirà anni dopo che se avessero saputo la reale portata dell'accaduto, non avrebbero giocato. I feriti più gravi erano stati portati in elicottero ai centri grandi ustionati di Roma, Cesena, Parma, Padova e Brindisi. Al Sant'Eugenio di Roma, alcuni giorni dopo, muoiono Carla Bisirri, parrucchiera di 21 anni, e Maria Teresa Napoleoni, segretaria di 23. La madre di quest'ultima, morta il 15 febbraio scorso, ha sempre conservato due fogli di carta sui quali la figlia le ha scritto prima di morire. Gli ustionati sono 64, di cui 11 gravi, e i feriti 168. Walter Zenga, portiere di quella San Benedettese e futura gloria dell'Inter e della Nazionale, nella foto della squadra prima della partita ha il volto rivolto verso la curva sud. Intuisce che c'è qualcosa di grave. Negli anni successivi lamenterà sempre come quel rogo, il più grave incidente mai avvenuto in uno stadio italiano, e le sue vittime siano stati sempre dimenticati fuori da San Benedetto del Tronto. Oggi, a 40 anni esatti dalla tragedia del Ballarin, in disuso ormai dal 1985, il comune riconsegnerà alla città l'ex stadio, riqualificato grazie a un progetto nazionale di rigenerazione urbana come area verde pubblica. Su un muro, grazie all'opera di alcuni writers, ci saranno i volti di Maria Teresa e di Carla.